Voglio anzitutto ringraziare Don Claudio che anche quest'anno, nonostante i suoi numerosi impegni, ha accettato di venire ad Avezzano a fare questo cammino con noi. E voglio ricordarvi che dietro questo foglietto avete il programma, quindi tenetelo, poi ve lo riportate ogni volta che ci incontriamo. Credo che siano tutti di seguito questi incontri e quindi non c'è da sbagliarsi. Grazie ancora Don Claudio e adesso gli lascio il microfono. Un caro saluto a tutti voi, a Don Giorgio per la sua stima e la sua amicizia, a voi per la costanza nella presenza a questi incontri di catechesi biblica che quest'anno hanno come tema qualcosa che va al di là della Bibbia. Non studiamo dei libri biblici, non studiamo dei testi, ma ci soffermiamo a contemplare delle persone che hanno letto la Bibbia e hanno cercato di viverla. I santi sono come un Vangelo vivente, sono la teologia incarnata. I santi sono uomini e donne che hanno vissuto la parola, hanno ascoltato e hanno risposto con la vita. La loro storia è un po' la nostra storia. La tradizione cattolica ci invita a conoscere, ad ammirare, a venerare i santi perché sono un aiuto nella vita cristiana. Non semplicemente perché intercedono con la loro preghiera, ma soprattutto perché ci offrono delle indicazioni di vita, ci mostrano uno stile cristiano variegato. Ci sono santi per tutti i gusti e per tutte le tasche. Uomini e donne, bambini e anziani, istruiti e ignoranti, laici, preti, vescovi, papi. Ci sono realtà diversissime per insegnarci che la santità si adatta a ogni vita. Non ci sono dei criteri standard, ma la varietà immensa dei caratteri, delle vicende, degli atteggiamenti, delle missioni può essere caratterizzato dalla santità, perché la santità è l'adesione al Vangelo e ogni persona con la propria storia porta il giogo soave di Cristo e lo porta a suo modo. E il modo giusto di portare il proprio giogo e di vivere la propria vita è la santità.
Per cui ho avuto l'imbarazzo della scelta nel dover presentare 7 figure. Avrei potuto anche moltiplicarle, ma si rischiava di fare degli accenni superficiali. E allora ho cercato figure non fra le più note, ma che ritengo particolarmente importanti e varie nell'epoca in cui sono vissute e nell'atteggiamento che hanno avuto nella storia. E se ne possono aggiungere molti altri, ed è un lavoro che potete tranquillamente continuare a fare. L'intento che mi propongo è quello di offrire un ritratto di un santo, cercando di capirne il senso della vita, lo stile dell'esistenza, ricavandone un messaggio biblico, cioè osservando come quella persona, avendo letto la scrittura, l'ha vissuta a suo modo. E la Chiesa ci propone quella persona come un modello di santità. I santi sono testimoni e missionari del Vangelo, tutti. La santità è testimonianza. La santità è missione. Si tratta di comunicare ad altri la ricchezza che abbiamo ricevuto. Quindi in ognuno di questi personaggi che incontreremo, noi potremo riconoscere l'atteggiamento della testimonianza e l'impegno della missione. Sapete che la parola testimonianza in greco è martiria e il testimone è il martire. Ormai nel nostro linguaggio martire significa qualcuno che è morto violentemente per la propria fede. Ma in partenza il termine martire definiva semplicemente il testimone. Ed è stato adoperato in senso forte per caratterizzare quei cristiani che hanno testimoniato la loro fede fino a versare il sangue. Martiri sono gli apostoli, i primi discepoli di Gesù. Hanno fatto tutti una brutta fine, umanamente parlando. Sono stati eliminati in modo violento e brutale. Hanno testimoniato la fede a costo della loro vita. Vi propongo come primo personaggio nella nostra carrellata sui santi Ignazio di Antiochia, uno dei padri apostolici, cioè uno di quegli uomini che hanno determinato il collegamento importante con la generazione degli apostoli e quella successiva. Sono un anello della catena della tradizione, l'anello più vicino alle origini. Ignazio fu vescovo di Antiochia, la grande città capitale della Siria. Molte altre città si chiamavano Antiochia, in genere la si distingue presentandola come capitale della Siria o col nome del fiume
su cui è costruita Antiochia sull'Oronte. Era una città di 500.000 di abitanti, la terza città del mondo romano, dopo Roma e Alessandria d'Egitto. Antiochia era stata costruita come città nuova all'inizio dell'impero di Alessandro Magno. Amico di Alessandro, Seleuco, ha fatto costruire una città e l'ha dedicata a suo padre Antioco, e quindi l'ha chiamata Antiochia, mentre Alessandro stesso ha fondato la città in Egitto chiamandola col proprio nome, Alessandria. Alessandria e Antiochia divennero le due capitali dei principali imperi ellenistici. Ad Alessandria regnavano i Tolomei, ad Antiochia i Seleucidi. Questo nel IV secolo avanti Cristo. E in questi secoli le città crebbero, e nel primo secolo dopo Cristo, quando il cristianesimo cominciò a diffondersi, Antiochia e Alessandria erano due capitali della cultura, del commercio e anche della religione. Antiochia era una città cosmopolita, la porta dell'Oriente era detta. Moltissime popolazioni orientali che venivano verso il Mediterraneo finivano ad Antiochia, che era quindi cresciuta come popolazione, con una grande attività culturale, commerciale, con una caratteristica di distinzione rispetto ad Alessandria. Antiochia aveva una mentalità molto più concreta, molto pratica. Anche il mondo letterario di Antiochia era legato alla lettera, ai testi, alla spiegazione pratica delle scritture, mentre Alessandria era l'ambiente più poetico, più sognatore, dove si sviluppava ad esempio l'allegoria, e la lettura biblica era fortemente allegorica. Nella storia della Chiesa ci sono due scuole di pensiero orientale, la scuola di Alessandria e la scuola di Antiochia. Ignazio è all'origine di questa scuola di Antiochia, che nei secoli ha prodotto molte figure importanti e significative. Ad Antiochia la predicazione di Cristo arrivò molto presto. Lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli. Arrivò grazie ad alcuni che erano stati mandati via da Gerusalemme durante la persecuzione in cui era morto Stefano, il primo martire, il primo testimone fino al sangue. Alcuni da Gerusalemme erano stati mandati via e quindi avevano perso la casa, il lavoro, prospettive di futuro. Dovettero ricrearsi una vita. Alcuni di questi profughi arrivarono ad Antiochia, trovarono casa e trovarono lavoro e conservarono la loro fede in Gesù. Ne parlarono e trovarono ascolto. Furono autentici missionari senza saperlo, senza volerlo. Non erano partiti per fare i missionari. Erano stati mandati via, erano delle vittime che avevano dovuto abbandonare la loro città, Gerusalemme, e rifarsi una vita all'estero. Ad Antiochia non solo ebbero la possibilità di rifarsi una vita, ma si accorsero
che la loro fede interessava anche ad altri. Avevano qualcosa da dare, loro che avevano perso tutto a Gerusalemme. Andando via, avevano l'impressione di avere perduto. In realtà, dopo qualche anno, si accorsero di avere trovato. Si accorsero che il nuovo era buono, c'era un futuro, c'erano delle possibilità al di là di quello che avevano sempre fatto rispetto alle loro abitudini, alle loro ripetizioni rituali. Trovarono un ambiente nuovo, fecondo, stimolante. Nacque una bella comunità cristiana, fatta anche di greci. Fu una delle prime occasioni in cui alcuni non ebrei divennero cristiani. La notizia arrivò alle orecchie della chiesa di Gerusalemme, che mandò Barnaba come visitatore apostolico per controllare questa stranezza. E Barnaba vide la grazia di Dio. Vide in quella comunità di persone l'opera di Dio. Si fermò ad Antiochia per aiutare quella gente. Andò a cercare Saulo, che era ritornato a Tarso, e lo portò ad Antiochia, e vi rimasero un anno intero per formare quelle persone che erano diventate cristiane. E siamo alla fine degli anni 30, prestissimo. La persecuzione di Stefano è del 36, e quindi queste storie riguardano gli anni 40-45. Inizia la vita cristiana ad Antiochia, ed è proprio lì che per la prima volta viene creato il nome cristiano. Quelle persone che aderiscono a Gesù vengono qualificate con uno strano aggettivo derivato da Christos, che vuol dire unto. Christianos sarebbe come in italiano untiano, termine nuovo che non significa niente, che viene adoperato in senso tecnico. E la parola che poi ha avuto successo per identificare i discepoli di Gesù in tutto il mondo, in tutti i tempi, nacque lì, in quel contesto. In quel gruppo di persone c'era anche Luca, che divenne poi evangelista, accompagnatore di Paolo, suo collaboratore, scrittore eccellente del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Racconta le vicende di Antiochia perché lui era di Antiochia. Immaginate però una città con oltre 500.000 abitanti, con gente di tutte le razze e di tutte le culture e religioni. Una città vivacissima, come ogni città, con tanti interessi, tanti lavori, tante occasioni di svago, di guadagno, di impegno. Non era una città che andasse a cercare particolarmente la religione. E le persone che vivevano ad Antiochia erano persone normalissime, interessate a tutt'altro, con i loro problemi di affetto, di guadagno, con i problemi di famiglia, di salute. E in quella realtà concreta il Vangelo attecchisce. Fra quelle persone probabilmente c'era anche Ignazio, molto giovane.
Abbiamo notizie di Ignazio solo da Eusebio di Cesarea, che è un grande storico della Chiesa, il primo che ha avuto l'intuizione di raccogliere i documenti storici per narrare le vicende ecclesiastiche. Eusebio scrisse all'inizio del IV secolo, al tempo di Costantino, e nella sua storia ecclesiastica ci fornisce molte informazioni preziose. Ad esempio, ci dice che Ignazio fu il secondo successore di Pietro come vescovo di Antiochia, perché dopo Barnaba e Paolo arrivò anche Pietro, e Pietro è considerato il primo vescovo di Antiochia, tant'è vero che ancora oggi è sede patriarcale, è uno dei cinque patriarcati della Chiesa antica, perché sono le sedi legate a Pietro. Gerusalemme in quanto città madre, Antiochia prima sede di Pietro, Roma seconda sede di Pietro, Alessandria sede di Marco, discepolo di Pietro, Costantinopoli sede di Andrea, fratello di Pietro. E quindi tutte le cinque grandi città patriarcali sono in qualche modo legate alla figura di Pietro. Dopo la presenza di Pietro ad Antiochia negli anni 40-50, guidò la comunità un uomo di nome Evodio, di cui non si sa nulla, e il terzo fu Ignazio, che, dice Eusebio, divenne vescovo nel primo anno di Vespasiano, corrisponde a quello che noi chiamiamo anno 70, e resse la comunità fino al decimo anno di Traiano, che corrisponde al 107, 37 anni. Nell'anno 70, mentre crollava Gerusalemme sotto le forze militari romane e finiva tragicamente la storia di quella città, ad Antiochia iniziava il suo ministero di vescovo Ignazio, che non doveva essere molto vecchio, perché se vive ancora 37 anni avrà avuto una quarantina d'anni, o sempre 50, però se nel 70 aveva 40-50 anni, vuol dire che era nato 40-50 anni prima, per cui negli anni 40, 30 anni prima, quando nacque la comunità cristiana ad Antiochia con Barnaba, Paolo, Pietro, Ignazio c'era già, era un ragazzo, era un giovane. Non è detto che sia diventato cristiano subito, non è nato cristiano, lo è diventato da giovane, da adulto, è uno di quelli che è venuto a contatto con la predicazione evangelica e, avendo avuto un'altra formazione, un'altra cultura, un'altra religione, ha conosciuto il Vangelo di Gesù e si è innamorato di quella predicazione, di quei contenuti. Quando Ignazio diventa cristiano, non ci sono ancora i Vangeli. Quindi ha sentito la predicazione degli apostoli, non ha potuto leggere i Vangeli, ma ha sentito direttamente dagli apostoli la predicazione. Le fonti antiche ci dicono che ha conosciuto Paolo, Pietro e Giovanni. Quindi
avuto contatti con personaggi di grande importanza. Ha letto gli scritti di Paolo, perché questi c'erano già. Quando Ignazio diventa vescovo, Pietro e Paolo sono appena morti. Pietro muore nel 64, Paolo nel 67. Ignazio diventa vescovo nel 70. Quindi gli scritti degli apostoli ci sono già e sono già copiati e sono diffusi. E ad Antiochia certamente sono presenti. E Ignazio diventa vescovo, ma con un criterio molto diverso da quello che noi possiamo immaginare oggi. Non è nessuna autorità costituita e riconosciuta. È semplicemente il responsabile di un gruppo marginale, minoritario, insignificante per la grande politica romana. Il termine episcopos vuol dire sorvegliante, supervisore. Potremmo tradurlo con responsabile o animatore. Non ha una chiesa, una struttura che possa essere definita chiesa. Si incontrano nelle case. Non ha un episcopio, un edificio particolare, non ha una curia, non ha una organizzazione centralizzata. È semplicemente un uomo che diventa responsabile di altri uomini e donne con l'impegno di animare la loro fede. E viene scelto per le sue capacità, per la sua buona testimonianza di vita cristiana. E la sua vita sarà di impegno nel servizio di questa gente, nella formazione, nella educazione cristiana. Non abbiamo nessuna informazione su che cosa abbia fatto durante la sua vita. 37 anni di ministero e neanche una notizia. L'unica cosa che ha fatto notizia è la sua morte. Meglio, il suo viaggio verso la morte. Eusebio stesso, che è l'unico a raccontare qualche cosa di Ignazio, racconta praticamente solo questo viaggio. Nel decimo anno dell'imperatore Traiano, Ignazio viene arrestato perché è considerato un elemento pericoloso per il governo romano e viene condannato a morte e mandato prigioniero ad bestias, mandato cioè a Roma per finire nell'anfiteatro Flavio, che conosciamo come Colosseo, per essere sbranato dalle belve. È uno dei vari condannati che vengono portati nella capitale per essere buttati in pasto alle bestie e far divertire il popolo durante le feste. È stato condannato perché ritenuto pericoloso e condannato ad una morte infame. Parte da Antiochia sapendo che fine farà. La sentenza è già stata emessa. Viene imbarcato
insieme ad altri probabilmente, su una nave militare, accompagnato da dei soldati di guardia, fa un tragitto costiero. Antiochia attualmente si trova in Turchia, anche se appartiene geograficamente alla Siria. Quindi immaginate che la nave costeggi tutta la parte meridionale della Turchia e poi la parte occidentale, la costa dell'Anatolia. Fa una tappa a Smirne, che è la grande base portuale al centro della costa anatolica. Un grande porto, una grande città, la nave fa scalo e si ferma per un po' di tempo. In quella occasione, avendo avuto notizia della presenza fra i prigionieri di Ignazio, tre vescovi della zona vanno a salutarlo. Evidentemente si conoscevano, c'erano dei contatti, dei legami, e vanno non solo a vederlo, ma a consolarlo, ad aiutarlo, a portargli qualche sostegno. Vi leggo il testo di Eusebio che racconta questo. Ignazio, tuttora celeberrimo, tuttora perché Eusebio scrive nel 300, quindi sono passati già 200 anni, occupò la sede vescovile di Antiochia secondo dopo San Pietro. Di Ignazio la storia ci racconta che fu mandato dalla Siria a Roma per essere gettato in pasto alle belve, a causa della testimonianza da lui resa a Cristo. Compiendo il suo viaggio attraverso l'Asia, sotto la custodia severa delle guardie, nelle singole città dove sostava, con prediche e ammonizioni, andava rinsaldando le chiese. Soprattutto esortava, col calore più vivo, di guardarsi dalle eresie che allora incominciavano a pullulare, e raccomandava di non staccarsi dalla tradizione apostolica. Di questi egli era il portavoce e per maggior sicurezza la volle anche fissare per iscritto. Una cosa importante che ci dice Eusebio è questo attaccamento di Ignazio alla tradizione apostolica. Si sente successore degli apostoli e si sente difensore del loro insegnamento. A tutte le persone che incontra lascia questa raccomandazione: rimanere attaccati alla tradizione apostolica, conservare quello che hanno insegnato gli apostoli, mettendo in guardia dalle eresie, cioè da quegli atteggiamenti parziali che portavano fuori strada rispetto alla tradizione apostolica. E al suo tempo erano soprattutto due: i giudaizzanti, che contestavano la natura divina di Gesù, lo ritenevano semplicemente uomo e ritenevano necessario osservare la legge ebraica. Ignazio è discepolo di Paolo e quindi supera questo schema. Ma un altro pericoloso pensiero che circolava in quell'ambiente, in quegli anni, era il docetismo, cioè l'idea che Gesù sembrasse uomo senza esserlo. È l'opposto. Dava fastidio l'idea che fosse veramente uomo e si riteneva che
avesse una apparenza umana, ma non una vera natura umana. Ignazio, discepolo di Giovanni e di Paolo, insiste sull'autentica divinità di Gesù e sull'autentica umanità di Gesù. Questa, dice, è la tradizione apostolica. Non deviate né da una parte né dall'altra. Gli eccessi sono sbagliati, è proprio questo equilibrio che tiene insieme le due nature. Trovandosi a Smirne, continua Eusebio, dove era vescovo Policarpo, scrisse una lettera alla chiesa di Efeso, di cui ricorda il vescovo Onesimo, una alla chiesa di Magnesia sul Meandro, dove fa menzione del vescovo Dama, e un'altra alla chiesa di Tralli, di cui ci informa che era vescovo Polibio. Questi tre vescovi, Onesimo, Dama e Polibio, sono andati a trovarlo e lui ha consegnato a ciascuno una lettera per le loro comunità. E sono testi importanti che ci sono rimasti come documento della sua fede apostolica. Oltre a queste comunità, egli scrisse anche alla Chiesa di Roma per scongiurarla di non privarlo con inopportune intercessioni del martirio, suo desiderio e sua speranza. La lettera ai Romani è la più importante. L'aveva già scritta Paolo, una lettera ai Romani. Anche Ignazio, 50 anni dopo, scrive una sua lettera alla comunità cristiana di Roma, perché sa che è indirizzato a Roma e chiede a quella comunità di non fare niente per evitargli la morte. Ripartito da Smirne, fa tappa a Troade, molto più a nord, e di lì scrive alla chiesa di Filadelfia, alla chiesa di Smirne e una lettera personale al vescovo di Smirne che si chiama Policarpo. Sette lettere scritte nell'arco di pochi giorni, quasi nello stesso momento, durante questo viaggio fatale, l'ultimo viaggio della sua vita. Da Troade attraversano ancora per mare fino a Neapolis e poi prendono la via Ignazia che attraversa tutta la Macedonia, il nord della Grecia, attraversano l'attuale Albania, a Durazzo si imbarcano di nuovo, sbarcano a Brindisi, da Brindisi fanno tutta la via Appia, Napoli, Pozzuoli e poi salgono a Roma. A Roma viene messo in prigione e buttato alle belve. Nell'antica tradizione ci sono date diverse, si parla del 17 ottobre, data in cui noi festeggiamo Sant'Ignazio, o 20 dicembre, data in cui lo festeggiano i bizantini. E la sua vita finì drammaticamente, senza troppa poesia, nel Colosseo, in mezzo ad una folla che urlava, divertendosi, guardando delle belve che sbranavano delle povere vittime. Vorrei leggervi il testo della lettera di Ignazio ai Romani, perché è un testo splendido. Ed è una lettera che nasce dal cuore, una lettera di quest'uomo
che dimostra il proprio attaccamento a Cristo. Ignazio, chiamato anche Teoforo, cioè portatore di Dio, alla Chiesa che è oggetto della misericordia e della munificenza del Padre Altissimo e di Gesù Cristo, suo unico Figlio, amata e illuminata per volontà di colui che ha voluto tutte le cose che sono, secondo la carità di Gesù Cristo, nostro Dio, che in Roma presiede, santa, venerabile, degna d'essere chiamata beata, meritevole di lode e di felice successo, adorna di candore, che presiede alla carità, depositaria della legge di Cristo, insignita del nome del Padre. Questa Chiesa io saluto nel nome di Gesù Cristo, Figlio del Padre. Ai fedeli poi, uniti corpo e anima nell'osservanza di ogni precetto divino, ripieni di inestinguibile grazia di Dio e lontani da ogni estranea macchia, molti saluti e l'augurio della gioia più pura in Gesù Cristo, nostro Dio. Molte parole, anche complesse come inizio, ma al centro c'è una idea eccezionale, importantissima per la storia della teologia. La comunità cristiana di Roma viene definita la Chiesa che presiede alla carità. Vuol dire che nel 107 il discepolo fedele degli Apostoli ha già la convinzione che la Chiesa di Roma presiede, ha la presidenza, ha un ruolo primario, non di potere, ma di carità. Presiede la carità, l'agape. Qualcuno pensa, giustamente, che il termine carità qui intenda dire proprio la vita cristiana, la comunità ecclesiale, è la carità. E la Chiesa di Roma presiede alla vita della carità cristiana. È una idea importante sul centro della cristianità, ma come presidenza di carità. Dopo molte preghiere a Dio ho ottenuto di vedere i vostri santi volti, anzi ho ricevuto più di quello che avevo domandato. Infatti spero di salutarvi incatenato per Cristo Gesù, seppure la volontà di Dio mi stimerà degno di giungere sino alla meta. L'inizio è buono. Possa io ottenere la grazia di raggiungere senza ostacoli la mia eredità. Dove sta andando? Pensateci bene. È legato a dei soldati, condannato a morte, sta andando nel circo per essere sbranato dalle belve. E dice: l'inizio è buono. Spero di arrivare alla meta, ma temo che la vostra carità mi abbia a nuocere, poiché a voi è agevole far ciò che volete, ma a me sarà difficile raggiungere Dio se voi non avrete compassione di me. Sta scrivendo alla comunità di Roma, dove ci sono anche delle persone importanti, per dire loro: non fatevi mica venire in mente di intercedere perché mi liberino. Non voglio raccomandazioni, non voglio essere tirato fuori, non fatemi dei brutti scherzi. Voglio che non cerchiate di piacere agli uomini, ma a Dio, al quale già siete accetti. Io non avrò mai più una tale occasione di raggiungere Dio, né voi potrete legare il vostro nome a opera migliore che tacendo.
Se voi tacerete a mio riguardo, io diventerò parola di Dio. Ma se voi amerete la mia carne, io sarò di nuovo soltanto una voce. Una cosa sola concedetemi, lasciate che io sia immolato a Dio finché l'altare è pronto. E allora voi, uniti in un sol coro dalla carità, potrete innalzare un inno al Padre in Cristo Gesù, perché Dio si degnò di posare il suo sguardo sul Vescovo di Siria, chiamandolo dall'Oriente all'Occidente. Dio si è degnato di porre il suo sguardo su di me per farmi condannare a morte. È bello tramontare al mondo per risorgere in Dio. È una idea splendida. Sta dicendo: io sono partito dall'Oriente destinato all'Occidente, sto facendo il viaggio del sole, sto andando a tramontare in Occidente. Ma è bello tramontare al mondo verso Dio per rispuntare, risorgere come il sole che ritorna ad Oriente. Voi non invidiaste mai a nessuno la gloria di morire per Cristo, anzi, ammaestraste altri al martirio. Ebbene, io voglio che rimangano saldi quei principi che voi insegnando inculcavate. Soltanto chiedete a Dio per me la forza interiore ed esteriore di essere cristiano, non solo con la bocca, ma con il cuore, non solo di nome, ma anche di fatto, perché solo se sarò trovato cristiano nei fatti potrò essere chiamato cristiano e trovato fedele quando scomparirò da questo mondo. Notate come ci tiene al titolo cristiano. Sa che è nato nel suo ambiente, ha visto nascere questo nome e lo sta portando adesso da vecchio verso la morte, e ci tiene a esserlo col cuore, nei fatti. Non quello che vediamo con gli occhi è buono. È una frase filosofica. Uden phenomenon kalon. Niente di quel che appare è bello. Le apparenze, i fenomeni, inteso proprio come la manifestazione esteriore della vita, è ritenuta una cosa bella. Anche Gesù Cristo si manifesta maggiormente adesso che è nel Padre. Quando infierisce l'odio del mondo, la fede cristiana o cristianismos, il cristianesimo, non è effetto di persuasione, ma opera della grandezza di Dio. Proprio nel momento in cui siamo deboli, maltrattati, perseguitati, è l'occasione per capire che la nostra fede non è un convincimento umano, ma è frutto della grandezza di Dio. Scrivo a tutte le chiese e a tutti annunzio che morirò volentieri per Dio, se voi non me lo impedirete. Vi scongiuro, non vogliate usare con me una benevolenza che sarebbe inopportuna. Lasciate che io sia pasto delle belve, per mezzo delle quali mi è dato di raggiungere Dio. Io sono frumento di Dio e sono macinato dai denti delle belve perché possa divenire pane immacolato di Cristo. Una volta che ha avuto la condanna alle belve,
ha ripensato al senso di questo. Io sono un frumento, sono un chicco di grano, devo essere macinato, quei denti che mi sbraneranno saranno come il mulino che mi renderà faleina per poter diventare io stesso il pane di Cristo. Accarezzate piuttosto le fiere, perché diventino mio sepolcro, e nulla lascino delle mie membra, affinché anche morto non sia di peso a nessuno. Che non resti niente di me, non mi interessa nessuna tomba, mi mangino tutto, non avrete problemi così, neanche per la sepoltura. Quando il mondo non vedrà più il mio corpo, allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo. Supplicate il Cristo per me, perché per mezzo di quei denti io sia sacrificio a Dio. Io non vi comando come Pietro e Paolo. Essi erano apostoli, io sono un condannato. Essi erano liberi, io finora sono uno schiavo. Ma se soffrirò il martirio, diventerò un liberto di Gesù Cristo e risorgerò in Lui libero. Ora, in catene, imparo a spogliarmi di ogni desiderio. Dalla Siria fino a Roma, per terra e per mare, di notte e di giorno, io sto lottando con le belve, legato a 10 leopardi, cioè il manipolo dei soldati. È la prima volta nella letteratura greca che compare il termine leopardo. Lo adopera Ignazio. Sembra un termine nuovo, perché è la fusione di leone con pantera. E evidentemente conosceva animali di questo genere, animali dell'Oriente. E quei 10 soldati che lo accompagnano vengono paragonati a dei leopardi. Dice: io sto già lottando con le belve, giorno e notte, per terra e per mare. Beneficati, costoro diventano peggiori. Le loro ingiuste vessazioni sono per me una scuola, ma non per questo sono giustificato. Come dire, io li tratto bene e quelli per reazione mi trattano ancora peggio. Sono una scuola però. È un uomo anziano che sta patendo per oppressione di questi 10 soldati che lo maltrattano, lo insultano, gli fanno patire magari la fame, la sete, il freddo, il caldo. E lui impara, coglie quell'occasione come una scuola per imparare a spogliarsi di ogni desiderio. Imparo a non desiderare niente. Oh, quando potrò trovarmi di fronte alle belve preparate per me. Si gettino subito su di me. Io stesso le inviterò perché in un istante mi divorino. Ne facciano come con qualcuno che timorose non hanno neppur toccato. Che se esse si mostrassero restie, io le costringerò con la forza. Lasciatemi fare, vi prego. Io so quello che è meglio per me. Incomincio ora ad essere un vero discepolo. Nessuna delle cose visibili o invisibili mi trattenga dal raggiungere Gesù Cristo. Il fuoco, la croce, la lotta con le belve, le lacerazioni, gli squarciamenti, le slogature delle ossa, la mutilazione delle membra, gli stritolamenti di tutto il corpo, i più malvagi tormenti del demonio piombino su di me, purché io raggiunga Gesù Cristo. Nulla mi gioverebbero il mondo intero e i regni di questo mondo. Quanto è per me più glorioso morire per Cristo Gesù che regnare su tutta la terra
fino agli estremi confini. Io cerco colui che è morto per noi. Io voglio colui che per noi è risorto. Ecco, è vicino il momento in cui sarò partorito. È un'altra immagine eccezionale che ha fatto scuola. Il dies natalis, il giorno della mia nascita, sto per essere partorito. È imminente il momento della mia nascita. Abbiate compassione di me, fratelli, non impedite che io nasca alla vita, non vogliate la mia morte. Uno che vuol essere di Dio, non abbandonatelo al mondo né alle seduzioni della materia, lasciate che io raggiunga la pura luce. Giunto là, sarò veramente uomo. Lasciate che io imiti la passione del mio Dio. Chi ha Dio nel suo cuore comprenda quello che io bramo e mi compatisca, ben conoscendo l'angoscia che mi opprime. Il principe di questo mondo vuole strapparmi a Dio e soffocare la mia aspirazione verso di Lui. Nessuno di voi che sarete presenti lo aiuti. Tenete invece le parti mie, cioè quelle di Dio. Non abbiate Gesù Cristo sulla bocca e il mondo nel cuore. L'invidia non trovi posto tra voi. Se quando sarò presso di voi dovesse accadere che io vi supplicassi, non obbeditemi. Obbedite invece a ciò che vi scrivo ora. Ora, nel pieno possesso della mia vita, vi scrivo che desidero morire. Le mie brame terrene sono crocifisse. Oemos eros, estaurotai. Il mio eros è in croce. Io dubito che voglia dire le mie passioni, i miei desideri. Quel termine eros qualifica Gesù. Il mio amore è crocifisso. Non è più in me fiamma alcuna per la materia. L'acqua viva mormora dentro di me e mi dice: vieni al Padre. Non mi diletta più il cibo corruttibile, né i piaceri di questa vita. Voglio il pane di Dio, quel pane che è la carne di Gesù Cristo, figlio di Davide. Voglio per bevanda il suo sangue, che è l'amore incorruttibile. C'è un legame appassionato con Cristo, addirittura erotico. Ad opera il termine eros, è un altro caso eccezionale di utilizzo di questa parola per indicare quel legame forte di un affetto profondo che lo attira a Cristo. L'acqua viva è un'espressione giovannea per indicare lo Spirito Santo. C'è un'acqua viva dentro di me che mi dice: vieni al Padre. E io ho questo desiderio profondo di nascere. Guardate che è una frase eccezionale quella che ci ha detto: non abbiate Cristo sulla bocca e il mondo nel cuore. È possibile parlare di Cristo, ma nel cuore, cioè nel modo di pensare, avere il mondo. Noi possiamo dire le preghiere, parlare di Gesù e pensare esattamente come il mondo. Per avere Cristo nel cuore bisogna arrivare di fronte alle scelte dolorose, ed è un uomo che ha di fronte una morte tremenda e ragiona con questo linguaggio appassionato. Si vede che ha Cristo nel cuore. Non voglio più vivere su questa terra, e questo avverrà se voi lo vorrete. Vogliatelo,
per essere accetti a Dio. Con questo breve scritto ve ne supplico, credetemi, Gesù Cristo si è manifestato, vi farà manifesto che io dico la verità. Egli, che è la bocca infallibile per la quale il Padre ha veramente parlato. Pregate per me, perché possa raggiungere il mio intento. Non la carne ha dettato queste parole, ma lo Spirito di Dio. Se subirò il martirio, sarà segno che mi avete voluto bene. Se sarò rifiutato, avrò la prova che mi avete odiato. Ricordatevi nelle vostre preghiere della Chiesa che è in Siria, che invece di me ha per pastore Dio. Solo Gesù Cristo la reggerà come vescovo e la vostra carità raccomanda alle preghiere la sua gente che non ha più la guida. Io sento rossore di essere annoverato tra loro, perché non ne sono degno. Io sono l'ultimo tra loro, sono un aborto, un ectroma. Cita la lettera a San Paolo, quella letto, quel testo di Prima Corinzi 15 in cui Paolo parla della propria vocazione, l'ultimo degli apostoli. Io sono così. Ma nella sua misericordia Dio mi ha fatto la grazia di essere uno dei fedeli, seppure riuscirò a raggiungere Dio. Vi saluta il mio spirito, unitamente alle chiese, piene di carità, che mi hanno accolto nel nome di Gesù Cristo, non semplicemente come un passeggero, poiché anche le chiese che non erano sulla strada per la quale doveva passare il mio corpo, andavano ad attendermi nella città più vicina. Vi scrivo questa lettera da Smirne, per mezzo degli Efesini, degni davvero di essere chiamati beati. È con me, assieme a molti altri, anche Croco, persona a me carissima. Noi non conosciamo in altro modo, probabilmente sarà il latore della lettera. È l'amico collaboratore a cui affida questo scritto perché lo porti alla comunità cristiana di Roma, che lo leggano prima che arrivi. Probabilmente non avranno neanche la possibilità di incontrarlo. Non arriva come un visitatore di Stato, arriva come un prigioniero comune che viene buttato in una prigione senza che nessuno sappia niente. Ha scritto per paura che sappiano e che intercedano per lui. Quanto a quelli che mi hanno preceduto dalla Siria a Roma, per la gloria di Dio, credo che voi già li conosciate. Annunziate anche loro che il mio arrivo è prossimo. È possibile che delle persone da Antiochia siano andate a Roma prima di lui per cercare di difenderlo. Sono tutti degni di Dio e di voi. Conviene che li confortiate in ogni cosa. Vi scrivo il giorno 9 prima delle calende di settembre, 24 agosto, anno 107. A ottobre o a dicembre sarà già morto. Addio, siate forti fino alla fine nella resistenza di Cristo Gesù. È uno splendido finale, erroste, siate forti fino alla fine e nipomone, in quella capacità di resistere sotto la pressione avversa, ma questa capacità di resistenza viene da Gesù Cristo. Questo è un santo padre apostolico. È un successore degli apostoli, uno di quelli che ha creato il passaggio verso la nostra Chiesa, un innamorato di Cristo, un testimone, martire, non tanto perché ha sofferto, ma perché ha avuto un legame appassionato con Cristo. E questo è per noi un esempio, una forza, un insegnamento notevole.
perché non abbiamo Cristo solo sulla bocca, ma l'abbiamo nel cuore. Le sette lettere di Sant'Ignazio ci sono state trasmesse in codici, pensate, il più antico è dell'undicesimo secolo. Quindi le hanno trascritte, ritrascritte. Si trova alla Laurenziana di Firenze, il codice più antico che conserva queste sette lettere in greco. Non era neanche molto noto. Una volta non si prendeva in grande considerazione, la riscoperta liturgica lo ha valorizzato molto. Le lettere di Sant'Ignazio sono nel breviario e nel ciclo dell'anno all'ufficio di letture si leggono tutte le sette lettere di Ignazio, proprio come esempio importante di questa spiritualità delle origini cristiane. Non c'è una gran devozione a Sant'Ignazio di Antiochia in giro, appunto. Sono testi che si trovano anche facilmente, poi adesso su internet trovate di tutto, ma anche in librerie, in genere si cercano i padri apostolici, ci sono anche le lettere di Ignazio. A mano, tutta a mano. Venivano sempre. La madre scriveva, riusciva a fare. Sì. In quell'occasione, difatti, quando si è fermato a Smirne, sono stati due o tre giorni fermi, dato che sono andati a trovarli delle altre persone, lui ha dettato. Ha dettato ai tre vescovi una lettera per le loro comunità e ha colto l'occasione di qualcuno, probabilmente questo Crocco che viene nominato, che va a Roma e gli detta una lettera che viene scritta a mano, arrotolata e portata a mano. Funzionava sempre così, solo così. E probabilmente c'era copia unica, certo, non sono scritti di occasione in emergenza. Quindi quella lettera ai Romani è arrivata ai Romani che l'hanno conservata e qualche secolo dopo le hanno messe insieme. Eusebio, 200 anni dopo, sa perfettamente quali sono queste lettere. Probabilmente le aveva tutte nella biblioteca a Cesarea Marittima, dove lui era vescovo, c'era la raccolta di questi scritti, che sono stati ricopiati tante volte fino ad arrivare a noi. Sono la scrittura dopo la scrittura. Le lettere di Paolo sono entrate nella Bibbia, le lettere di Ignazio no. Però sono nate poco tempo dopo, nello stesso ambiente, con le persone che hanno ascoltato e letto gli apostoli. A loro volta hanno steso qualche cosa del genere con la loro vita. La prossima volta vedremo i vostri santi patroni Nazario e Celso.
di cui non si sa niente, per cui faremo prestissimo a... Noi sappiamo tutto. Sono tutte le favole che hanno inventato molti secoli dopo, non sapendo assolutamente niente. E quindi bisogna imparare a smontare queste cose, non, perché non vogliamo credere alle favole. E non dobbiamo dire se saranno vere, se ce l'hanno dette, sono evidenti favole, per cui sono favole. Non sono morti. Sì, sì, sì. Sì. E il criterio della canonizzazione viene stabilito solo nel 1700 da Papa Benedetto XIV. Sì. Lì si stabilisce quel criterio. Nell'antichità era la fama popolare. Sì. Quindi il personaggio di Ignazio è conosciuto e stimato da tutti. Quel poco che sono riusciti a recuperare del suo corpo è sepolto nella chiesa di San Clemente a Roma, vicino al Colosseo. C'è San Clemente, Papa di Roma, Sant'Ignazio e San Cirillo, fratello di Metodio, in quella chiesa. Il Mitreo. Sì. Era un luogo di culto di Mitra, su cui hanno costruito quella prima chiesa romana e poi la romanica. C'è quello del mosaico, no? Sì, con la croce fiorita, con tutti i pampini della vite e le 12 colombe degli apostoli sulla croce. Sotto l'altare maggiore lì ci sono i resti di Sant'Ignazio.